vi voglio portare con il pensiero a circa 2000 anni fa, a Gerusalemme. E è l'alba, una giornata come questa più o meno, pensate. E l'alba è ancora buio e due uomini stanno correndo, hanno lasciato la loro casa e stanno correndo verso un sepolcro, stanno correndo verso il luogo dove era stato posto il Signore. Hanno lasciato la loro riunione, erano riuniti in una casa e sono scesi insieme, ma poi stranamente si è innescato una specie di corsa. Quello più giovane che cerca di superare quello più vecchio e ci riesce perché ha le forze necessarie per poterlo fare. E questa corsa così strana che si innesca da quella casa, hanno lasciato una casa di cordoglio dove avevano passato la notte in preghiera e quindi hanno ancora nelle loro orecchie il suono delle preghiere che sono state fatte. Hanno il volto anche rigato dalle lacrime e però hanno iniziato questa corsa così strana perché di fatto quando si va a un cimitero, quando si va a una tomba, si va serenamente, sì, tristemente anche, ma lentamente. Invece questi uomini corrono tutte e due insieme facendo questa specie di gara che non si capisce il perché, guardando soltanto l'aspetto esteriore. E questo fatto ci lascia, analizzando la scrittura, ci lascia un po' interdetti, perché non si capisce il perché di questa urgenza di arrivare prima. Di solito uno ha urgenza nel momento in cui c'è un pericolo, no? Nel momento in cui c'è qualcosa di grave che sta succedendo, allora suonano le sirene, arrivano ad ambulanza, ma quando si tratta di un morto, che bisogno c'è di correre? Che bisogno c'è di arrivare per primo? Eppure questi due uomini stanno correndo verso questa tomba, facendo questa gara. E che cosa li spinge a correre così verso una tomba? È una notizia, semplicemente una notizia che Maria Maddalena ha portato a questi discepoli che sono riuniti e ha parlato con Pietro e ha riportato queste parole. Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Hanno tolto il Signore dal sepolcro. Chi lo ha tolto? Perché l'hanno tolto? Qualcuno dice, anzi, ma l'avevano già detto i capi dei sacerdoti, l'avevano già detto gli scribi ed erano andati da Pilato a dire guarda Pilato che c'è da intervenire perché quest'uomo aveva detto già dall'inizio che sarebbe risorto e quindi potrebbe succedere che qualcuno va lì, porta via, se lo portano via e quindi nasce il mito della risurrezione. È bene intervenire. E chi potrebbe averlo tolto? Soltanto i discepoli. Chi poteva aver fatto quest'atto? Ma difatti, se noi leggiamo dal Vangelo di Matteo, il capitolo 27, dal versetto 62, dice l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse «Dopo tre giorni risusciterò». Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo «è risuscitato dai morti». Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. E Pilato disse loro, avete delle guardie? Andate, assicurate la sorveglianza come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Erano state prese tutte le precauzioni. Ci siamo ricordati, dicono a Pilato. Quindi loro lo sapevano,
che di Gesù Cristo si parlava di resurrezione, e quindi avevano preso tutte le precauzioni, avevano pensato a tutto. Per cui chi poteva essere stato a portare via il corpo del Signore? I discepoli. Cui proteste? A chi interessa che nasca un mito? Soltanto i discepoli. Solo i discepoli, dicevano anche il popolo, imbeccato dai capi sacerdoti. Soltanto loro hanno interesse. E difatti, andando avanti nel Vangelo di Matteo, Matteo stesso racconta: ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo, e semmai questo viene all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quella diceria che è stata divulgata tra i giudei fino al giorno di oggi. Quindi, fino al momento in cui Matteo sta raccontando quelle cose, il popolo è convinto che Gesù è stato trafugato, che Gesù è stato portato via. Quindi a chi interessa? Soltanto ai discepoli. Però quei discepoli che stanno correndo verso quel sepolcro sanno che non sono stati loro, lo sanno, perché erano tutti quanti riuniti e questo non poteva derivare da loro. Per cui il fatto che la Maddalena dice hanno portato via il Signore, per loro gli suona qualcosa di reale. Però vorrei leggere questa storia di quello che succede direttamente nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20. Lo leggerò dal versetto 1 al versetto 20. Dal versetto 1 al versetto 10. Dice: il primo giorno della settimana, che è una domenica come oggi, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Amen. Questa è la storia come ha raccontato il Giovanni, l'apostolo del Signore. È una strana corsa quella che si è innescata fra questi due, come se il morto potesse scappare. Il morto non scappa. È una strana corsa perché il primo che arriva si ferma, si blocca e si fa superare dal secondo, perde la gara. E questo è, a parer mio, è una cosa che ci lascia un po' interdetti, ci lascia un po' pensare. Come mai questa interruzione? Come mai si è bloccato di fronte all'ingresso, dopo aver visto il lenzuolo del Signore buttato per terra, la rinfusa? Può essere incredulità, la paura di quello che è successo, può essere la sorpresa, può essere l'insieme di tutte queste cose.
Esattamente non lo sappiamo. Però io credo che questo sia stato la conseguenza di un dubbio che quest'uomo si è portato dietro. Quest'uomo, questo discepolo innominato, probabilmente lo stesso Giovanni, che a un certo punto sta esternando e mettendo in atto una reazione che è dovuta a un dubbio che si porta avanti da un sacco di tempo, da parecchio tempo, dal momento in cui il Signore gli aveva accennato, aveva detto quello che sarebbe successo. E Gesù gli aveva detto questo ai discepoli: non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Perché, dice, non vi lascerò orfani, gli aveva detto il Signore, promettendo loro la promessa e la discesa dello Spirito Santo, ma tornerò a voi. Perché io vivo e voi vivrete. Questo è l'annuncio della risurrezione di Gesù. Questo è quello che aveva detto. E ancora, in Giovanni al capitolo 16, versetti da 16 a 18, dice: tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra di loro: ma che cos'è questo che dice? Tra poco non mi vedrete più e tra un altro poco mi vedrete. E perché vado al Padre? Dicevano dunque: che cos'è questo tra poco che egli dice? Noi non lo sappiamo quello che egli voglia dire. Ecco, queste sono le frasi che Gesù aveva detto a loro: tra poco mi vedrete e fra poco non mi vedrete più. Voi piangerete e farete cordoglio. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza si trasformerà in gioia. Vi vedrò di nuovo ed il vostro cuore si rallegrerà. A quelli che lo contestavano perché e Gesù reclamava il diritto sul Tempio di Gerusalemme e cacciava via i mercanti, dice: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. Giona, 3 giorni nel ventre del grosso pesce, vomitato all'asciutto dopo 3 giorni, ma perfettamente vivo, segno della risurrezione di Gesù Cristo. Questo aveva detto il Signore. Oppure davanti al Tempio di Gerusalemme, quando ammiravano la bellezza del Tempio, a quelli che lo contestavano dice: distruggete questo Tempio e io in 3 giorni ve lo farò risorgere. Il Signore non ha mai detto: io risorgerò il terzo giorno. Chiaramente non l'ha mai detto. Ha detto queste parole, ha detto le conseguenze che avrebbero loro avuto dopo la morte, che sarebbero passate dalla morte alla gioia, dalla mestizia alla gioia. Aveva detto e piangerete e farete cordoglio, aveva detto distruggete questo tempio, ma non aveva mai detto: io muoio e risorgerò dopo tre giorni. Quindi che cos'è che ha bloccato la corsa di questo discepolo proprio lì, prima di entrare nella grotta dove era stato deposto il Signore? Incertezza? Stupore? Meraviglia? Però questa incertezza, stupore e meraviglia gli fa perdere il primato della corsa, perché l'altro discepolo, come abbiamo letto, entra nella grotta e vede esattamente quello che è successo. Così una corsa strana, che finisce in modo strano, ma che finisce però
con una sorpresa da parte del discepolo. La confessione del discepolo sconosciuto. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Ecco, in quel momento questo discepolo del Signore vede e crede. Vedete, noi abbiamo bisogno, per credere abbiamo bisogno di toccare con mano, abbiamo bisogno che qualcosa si realizzi. Noi cerchiamo nella scrittura l'adempimento delle profezie, perché attraverso di quelle abbiamo delle certezze e attraverso la storia che ci racconta quello che è accaduto, noi mettendole insieme cerchiamo di capire come veramente la Bibbia è parola di Dio. Ma qui questi discepoli sono vissuti ai piedi del Signore, hanno ascoltato direttamente dal Signore la parola, eppure hanno avuto problemi, hanno avuto un rifiuto di accettare proprio, perché effettivamente c'è, per loro la mentalità è completamente diversa da quello che il Signore aveva, da quello che era anche scritto nell'Antico Testamento. Quindi loro non aspettavano un Messia di quel genere, rifiutano l'idea del Messia. Il Messia per loro deve essere uno che porta la nazione di Israele a liberarsi di tutte le angherie romane, porta Israele a diventare una grande nazione, porta ad un impero che comprenderà tutti i regni di questa terra. Questo avevano capito, avevano assaporato, e quando si era presentato questo Messia che ha cominciato a dare il pane a 5.000 rotte persone, quando ha cominciato a vedere i miracoli, questa è la persona giusta. Ma quando il Signore gli dice: guardate, voi, io dovrò morire, loro questa idea non l'accettano, è lontano da loro. Quanto vale un Messia che non realizza quello che aspetti? Quanto vale per loro un Messia? 30 denari. È il prezzo che è stato pagato per la liberazione di uno schiavo, 30 denari, per cui non vale niente. Un Messia da buttare non è secondo lo scopo, l'intendimento. E quindi loro l'idea della morte e la risurrezione di Gesù Cristo non è stata proprio accettata. Non è stato proprio... Io vorrei leggere con voi quello che è successo da Matteo, dal Vangelo di Matteo al capitolo 16. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è Matteo, molto tempo dopo, che racconterà la storia. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Non sia mai, Dio non voglia, che succeda questo. Questo concetto del Messia che muore è lontano dalla loro mentalità. Non è accettabile. E questo non era soltanto il pensiero di Giuda Iscariote, era il pensiero di tutti i discepoli. Tutti quanti avevano questa idea, questa contrarietà. Però non osavano, secondo me, perché visto la reazione di Gesù nei confronti di Pietro, e allora loro avevano paura addirittura di manifestare questo dubbio che questo discepolo ha, e si è portato dietro tutto questo tempo e si è bloccato nel momento in cui sta per entrare in questa grotta. E solo allora, quando vede, allora crede. Io vorrei chiedere a quanti di voi non hanno mai avuto un dubbio sulla risurrezione.
Non avete mai pensato che è qualcosa di impossibile? Beh, io vi dico che, vi confesso che io ho creduto molto spesso che non fosse una cosa possibile. Anzi, siccome all'inizio ho iniziato questa mia storia di cristianesimo, analizzando le scritture per abbatterle, e vi posso assicurare che ho speso tantissimo tempo, tanto, anche fino alla una di notte, alle due di notte, a studiare e a vedere come e il perché, e contare i giorni, le ore che sono trascorse dalla morte alla risurrezione di Gesù. E c'era qualcosa che mi spingeva, non mi tornano i conti, non ci stanno questi tre giorni, possono starci le ore, ma dico, e allora andare a vedere la parasceve, cioè la preparazione a questo sabato solenne, e andare a contare i giorni nella maniera di contarlo da parte degli ebrei, che inizia dal tramonto del sole al sorgere del sole, a vedere il periodo del tempo dell'alba, come stava la luna, se era il 14 o il 15 di Nisan, tutte queste cose, io me le sono poste questi pensieri, e piano piano il Signore mi ha smontato ogni cosa. E ho capito che in effetti erano dei dubbi che, leggendo così, ti vengono. E poi mi ricordo anche mio suocero, quando gli abbiamo parlato della risurrezione, prima che si convertisse, dice, ma non è possibile, non è possibile, ma dove si mettono? Se vengono tutti quanti risuscitati su questa terra, ma dove si mettono? Come si sfamano? Non è possibile. E allora lì ha voglia a dirgli, ma guarda che non è su questa terra, perché la risurrezione, noi saremo un corpo nuovo, un corpo differente, ci saranno nuovi cieli, sarà nuova terra, ci sarà la giustizia che impererà, quindi è tutto un altro mondo che Dio, che Gesù sta preparando. E allora magari queste idee ti confortano al pensiero che ci possa essere queste persone che ritornano in vita, ma nella maniera più strana, perché il corpo si è disfatto, è andato in mezzo alla terra, il corpo è mangiato dai pesci, quindi è una cosa veramente incredibile quello che il Signore mette in atto. Però, vedete, la certezza noi l'abbiamo sempre quando tocchiamo con mano, perché la fede dice che è certezza, la fede è certezza, e questo discepolo ha la certezza nel momento in cui vede. La fede è certezza, e la fede è dimostrazione delle cose che non si vedono. E la risurrezione noi non la vediamo, noi la pensiamo, la interpretiamo, ma non l'abbiamo ancora vista. Non sappiamo esattamente qual è la potenza di Dio che si estrinseca in un miracolo come questo. Qual è? Qual è la nostra fede? Chi di voi non ha mai avuto un dubbio? Qual è la nostra fede riguardo la risurrezione di Cristo? La risurrezione di Cristo è un fatto importante per un cristiano. È qualcosa che dobbiamo credere alla risurrezione di Cristo. Non possiamo, come cristiani, fare a meno di pensare o di essere partecipi alla risurrezione di Cristo. È riportata anche nell'Antico Testamento, non pensate che non ci sia la risurrezione nell'Antico Testamento. Ci sono stati anche casi di miracoli, di persone risuscitate, ma non è quella la vera risurrezione dei morti, non è quella, perché quelle persone che sono rivissute sono morte successivamente. È qualcosa di diverso e di potente che il Signore. E il Signore Gesù, quando viene interrogato riguardo la risurrezione, perché anche allora c'era questo dubbio della risurrezione, c'erano i sadducei contro i farisei, che i farisei credevano alla risurrezione, i sadducei, gli scribi non ci credevano, erano in conflitto tra di loro, e qualcuno gli pone la domanda
di questa donna che si era sposata con 7 mariti non avendo figli, e quindi loro concettualmente dice: ma come avviene questa risurrezione? Che cosa accadrà? Dove andrà a finire questa donna? Di chi sarà il marito? Lo leggeremo dal Vangelo di Marco al capitolo 12, versetti 23 a 27. Dice: nella risurrezione questa donna, quando saranno risuscitati, di quale dei 7 sarà ella moglie? Perché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù disse loro: non errate voi, proprio perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Infatti, quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno in moglie, ma sono come angeli del cielo. Quanto poi ai morti e alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe? Egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi errate molto, voi state sbagliando di grosso, pensando che non c'è la risurrezione. E lo conferma attraverso le scritture che loro conoscevano, richiamando proprio questo passo e anche un salmo di Davide. Ma lui richiama esplicitamente questo passo perché tutti sapevano di essere figli di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Loro erano la stirpe eletta, la discendenza di Abramo, secondo la promessa di Dio, e quindi loro sapevano queste cose. Eppure il Signore gli dice: non potete pensare che non ci sia, perché quando dice io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, lo è anche nel momento in cui sta parlando. Quindi vuol dire che questo è il Dio di persone che vivono. Questa è la realtà dei fatti, e quindi non dobbiamo pensare. Voi errate molto, sbagliate molto se pensate diversamente. E cioè, perché dobbiamo noi credere alla risurrezione? Per la testimonianza. Per la testimonianza che ci hanno dato quelli che hanno assistito, quelli che hanno visto Gesù risorto. Cioè, ci sono i testimoni sulla risurrezione del Cristo. L'Apostolo Paolo, parlando ai Corinzi, che avevano lo stesso problema, non credevano alla risurrezione, avevano dei dubbi sulla risurrezione, e farà un lungo discorso in questo capitolo 15. E io ho preso soltanto 6 versetti, dal versetto 3 al versetto 9. Dice: poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, ed è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e, ultimo di tutti, apparve anche a me, come l'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Cristo. Amen. Cioè, lui sta dicendo che ci sono tanti testimoni, ma qui non intende fare un elenco di tutti i testimoni, perché io credo che abbia voluto soltanto menzionare alcuni testimoni, perché non ha detto: la Maria Maddalena per prima è arrivata al sepolcro, si è svegliata prima di tutti, è arrivata lì al sepolcro, ha trovato il sepolcro vuoto, la pietra rotolata, ed è corsa, trafelata ai discepoli per dirgli: hanno portato via il Signore dal sepolcro. Hanno dimenticato i due di Emmaus, ha dimenticato Tommaso. Io credo che sia l'esempio più eclatante di un discepolo, di un apostolo che nega e che si oppone al fatto che Gesù sia risorto.
Se io non metto, non vedo le mani col segno dei chiodi, se io non metto il dito nel costato, io non ci credo. Io non ci credo. E Gesù gli compare e gli dice, ecco, metti il dito nel costato. E lui allora crede. Ed esce dalla sua bocca una frase che dice tutto, che comprende tutto, Signor mio e Dio mio. In quel momento per Tommaso diventa il Signore della sua vita e l'Iddio della sua vita. Che dobbiamo dire quando ci sono tutti questi testimoni? Che dobbiamo dire di questa espressione di Tommaso? Secondo me questo Tommaso ha, che ti, è come se piantasse un chiodo nella fede dei credenti. Signor mio e Dio mio. Questa è la potenza della risurrezione di Cristo. Perciò voglio lanciare questo messaggio per concludere questo discorso. Non essere incredulo. Sto parlando prima a me e poi parlo a chi mi ascolta. Fidati di tutti questi testimoni, perché qualcuno di questi è stato ucciso per questa testimonianza, ha dato la propria vita. Non essere titubante come quel discepolo che non ha il coraggio di entrare e poi si accorge che questa realtà è una grande verità. Metti ordine ai tuoi pensieri, non fare come quella lenzuolo, quelle fasce che era attorno al Signore, che sono state buttate lì, che sono state messe alla rinfusa come i pensieri che uno ha. Perché quando uno vuole trafugare un morto, non si mette lì a togliergli le fasce, lo piglia per tutto quello che è, così come un fagotto che ha se lo porta dietro. Metti ordine ai tuoi pensieri, come quel sudario che è messo da una parte, ben piegato e ben predisposto ad essere usato. E quindi credi alla risurrezione di Cristo e alla nostra risurrezione, perché il Signore è il mio Dio. È Gesù, Signor mio, Dio mio, dice l'Apostolo Tommaso, e quel Signor mio, quel Dio mio, è risuscitato. Amen. Amen.